Luca e Soleil si sono rivisti dopo il Grande Fratello? Parla il fratello a Pomeriggio 5. Luca Onestini ha rivisto Soleil Sorghè dopo la fine del Grande Fratello VIP? Il fratello Gianmarco dice la verità a Pomeriggio 5. Luca e Soleil si sono rivisti dopo l'ultima puntata del Grande Fratello VIP? Che è stato un chiarimento privato tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Assolutamente no. A farlo sapere Gianmarco Onestini, il fratello di Luca, a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D'Urso, il giovane ha rivelato che gli ex fidanzati non si sono assolutamente rivisti dopo la fine del reality show di Canale 5. Non solo, tra i due non c'è stato alcun contatto telefonico o social. Soleil Sorghè non ha cercato Onestini e tantomeno lo ha fatto il secondo classificato di questa edizione. Ci sarà magari un confronto in futuro? Pare proprio di no, Gianmarco ha chiarito che la storia tra Soleil e Luca è definitivamente morta e sepolta. Ma sarà davvero così? L'ultimo messaggio di Soleil per Luca. La storia è definitivamente chiusa, ha puntualizzato Gianmarco a Pomeriggio 5. Eppure a poche ore dalla finale Soleil ha pubblicamente espresso tutto il suo appoggio nei confronti di Luca, ribadendo di aver sempre tifato per lui fin dall'inizio. Possibile che non ci sarà neppure un incontro dopo quanto accaduto davanti alle telecamere? Per il momento no, anche perché Luca è preso dalla sua nuova vita. Dopo non aver ottenuto la vittoria del Grande Fratello per una soffio, Onestini è richiesto in TV e in discoteca, dove in molti lo hanno già contattato per varie serate. Dunque le prossime settimane saranno intense e piene di lavoro per l'ex Mister Italia, che avrà poco tempo per un'eventuale chiacchierata con la sua ex fidanzata. Soleil felice con Marco Cartasegna. Mentre Luca si gode questa ondata di popolarità, Soleil è felice accanto a Marco Cartasegna. I due non si nascondono più e da mesi si mostrano felici e innamorati sui social network, in particolare su Instagram. C'è chi sussurra che presto la coppia andrà a convivere, ma per ora nessuno dei due si è sbottonato sull'argomento. Quel che è certo è che la Sorghè ha lasciato da tempo Roma per frequentare un'università milanese.